Salve a tutti amici youtubers e bentornati dal vostro Gattorio Giallorosso 94 e benvenuti come di consueto ad una nuovissima puntata sulle 10 curiosità e statistiche, questa volta legate all'importantissima sfida che si giocherà tra qualche ora tra la Juve e la Roma, a quello che ormai è da quest'anno l'Allianz Stadium. Allora, è inutile dirvi che questa è una partita importantissima per il proseguo di questa stagione, soprattutto secondo me più per la Roma che per la Juve. È vero che una eventuale rarissima sconfitta della Juve significherebbe stare più dietro a Napoli e probabilmente farsi risuperare dall'Inter, però nel caso della Roma vorrebbe dire veramente allontanarsi definitivamente dal sogno scudetto pochi giorni dopo aver perso la Coppa Italia, e secondo me sarebbe veramente una botta troppo difficile. So che è difficile fare punti in questo stadio, però secondo me la Roma dovrà fare il massimo per riuscire ad ottenerli, soprattutto per una statistica che vi dirò proprio tra qualche secondo. Detto questo, iniziamo subito con la prima curiosità e buona visione. Come vi stavo dicendo, finora lo Juventus Stadium, o Allianz Stadium come volete voi, è stato uno stadio veramente maledetto per i colori giallorossi, perché in 7 precedenti sono arrivate ben 7 sconfitte. Il conteggio dei gol fatti e subiti è ancor di più imbarazzante, con 19 gol segnati dai bianconeri e soli 3 segnati dalla Roma, in 2 partite. Uno dei possibili protagonisti di questa sfida, e cioè l'attaccante Patrick Schick, è stato protagonista in estate di un episodio molto curioso. Come ben sapete, all'inizio della sessione di calciomercato la Juve aveva praticamente concluso il suo acquisto, con tanto di visite mediche, foto con la maglietta della Juve e tutte le classiche preparazioni di rito prima della firma ufficiale. Cosa è successo però? Come molti di voi sapranno, Schick ha riportato alcuni problemi fisici che hanno fatto cambiare idea alla Juve, che ha quindi interrotto il suo acquisto. Schick poi è stato messo in tantissime operazioni di mercato che lo vedevano di nuovo alla Juve oppure all'Inter, e alla fine invece è approdato alla Roma di Di Francesco. Si può considerare quindi un giocatore storico, perché è uno di quei pochi che ha vestito in un'intera sessione di mercato ben 2 maglie, per modo di dire. La Juve purtroppo per noi è sempre stato un avversario molto ostico per la Roma, ed è infatti la squadra alla quale ha inflitto più sconfitte in tutta la sua storia, ben 79. Negli anni 80 Juve-Roma si poteva considerare a tutti gli effetti come la sfida più bella ed emozionante di tutto l'intero campionato italiano, che vedeva campioni del calibro di Falcao, Ancelotti e Pruzzo sfidare i vari Platini, Paolo Rossi e Dino Zoff. Negli ultimi anni, nonostante la differenza tecnica tra le due squadre sia rimasta più o meno invariata, e cioè con la Juve più forte rispetto ai giallorossi, negli ultimi 17 anni le due squadre si sono contese per 5 volte la prima e la seconda posizione, con 4 vittorie dei bianconeri e una sola della Roma, quella storica della stagione 2000-2001. Uno dei giocatori più amati a Roma negli ultimi anni è stato il terzino norvegese John Arne Riise. Questo terzino era amato non solo per la sua grande professionalità e per il suo ottimo valore tecnico, ma anche per aver segnato un gol importantissimo nel precedente tra Juve e Roma della stagione 2009-2010, vinto per 2-1 grazie proprio a un suo colpo di testa al 92esimo. L'esultanza successiva e le parole d'amore mostrate successivamente hanno, diciamo, fatto iniziare questa storia d'amore tra il giocatore e la tifoseria, che tuttora lo apprezza sui vari social. Negli ultimi anni sono stati moltissimi giocatori che hanno vestito prima la maglia della Roma e successivamente quella della Juve, partendo dall'inizio degli anni 2000 con i vari Capello, Zebinà ed Emerson, fino ad arrivare più negli anni recenti con i vari Borriello, Vucinic, Osvaldo, Pjanic, Benatia e l'ultimo Wojciech Szczęsny. La particolarità però è che, dall'altra faccia della moneta, nessun giocatore della Juve è passato dai bianconeri ai giallorossi, per farvi capire il predominio sul mercato che la Juve purtroppo per noi a tuttora. Dagli spalti fino al terreno di gioco, Juve-Roma è sempre stata una partita molto combattuta e ricca di tanto agonismo. Pensate infatti che negli ultimi 10 precedenti giocati in casa della Juve sono arrivate ben 8 espulsioni, sia da parte della Roma e 2 da parte della Juve. L'ultimo precedente che è realmente valso uno scudetto risale alla stagione 2000-2001, con la Juve che era alla rincorsa della Roma capolista. La sfida si gioca agli inizi di maggio e quindi si può considerare decisiva per lo scudetto. La Juve va subito in vantaggio con 2 gol di Del Piero e Zidane e sembra quindi ipotecare una rimonta incredibile, visto soprattutto che la Roma era rimasta prima per tutta la stagione. Nella ripresa, dopo la sostituzione che vede Totti uscire e Nakata entrare,
la partita cambia completamente. Il giapponese infatti prende in mano la squadra e la porta ad un pareggio clamoroso, prima con un gol dai 30 metri che non lascia scampo a Van der Sar e poi al 91esimo con un tiro dalla distanza che vede ancora una volta una respinta corta del portiere olandese e un tocco sotto porta di Vincenzo Montella. Il pareggio infatti permise alla Roma di mantenere lo stesso distacco dalla Juve e di vincere poi il suo meritato scudetto. Ma se volete che io vi parli più specificatamente di questa partita e di quella annata soprattutto, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Tornando nuovamente alle sfide degli anni 80 che vedono protagoniste Juve e Roma, vi voglio parlare di un episodio molto particolare che tuttora dopo più di 36 anni è ancora discusso tra le due tifoserie e dalla quale ho preso spunto per il titolo di questo video. Parliamo della sfida tra Juve e Roma della stagione 1980-81. I giallorossi si stanno contendendo il titolo proprio con i bianconeri ed arriva la sfida a Torino. La partita finisce per 0-0, ma non è tanto il gioco espresso dalle due squadre che fa discutere, tanto più un gol annullato nella ripresa e negli ultimi minuti più che altro al difensore giallorosso Turone. Il gol inizialmente viene convalidato dall'arbitro ma poi viene segnalato un fuorigioco dal guardaline con tutti i giocatori giallorossi che ormai erano pronti ad esultare. Tuttora, viste anche le poche telecamere di quell'epoca, non si riesce a capire se fu effettivamente fuorigioco o meno, ma quell'episodio, volente o nolente, non ha fatto altro che alimentare ulteriormente l'odio che c'è tuttora tra le due tifoserie. E in ultimo voglio parlarvi di una statistica legata soprattutto, anzi esclusivamente, a questa partita che si giocherà tra qualche ora. Per motivi extracalcistici e di infortuni, questa sera non si scambieranno i gagliardetti o comunque non saranno i capitani delle due squadre né Buffon e né Francesco Totti. Buffon perché è ancora infortunato e ne avrà ancora per qualche giorno. E Totti, come ben sappiamo, per motivi di ritiro dall'attività professionistica avvenuta qualche mese fa. Bene ragazzi, queste erano le mie 10 curiosità e statistiche legate alle sfide tra Juve e Roma, spero che questo video vi sia piaciuto e ovviamente se ci sono altre curiosità fatemele sapere qua sotto nei commenti che mi fa sempre piacere vedere il vostro supporto e leggere la vostra opinione. Ci vediamo stasera per la recensione ufficiale di Juve-Roma sperando che possa essere una bella partita e soprattutto positiva per i nostri colori. Un saluto e sempre forza Roma! Ciao ragazzi!